Bentornato negli studi di Tempo Radio, ora lo diamo ad Alessandro Gallesi, che è il presidente di ADICI, associazione che riunisce produttori della calza e dell'intimo del distretto dell'Alto Mantovano, della Bresciana orientale, Bassa Bresciana orientale. Bentornato tra noi, presidente. Buongiorno. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione, il telefono è aperto anche in questo momento, quindi il numero è lo 0376 63 1709, sms e messaggio WhatsApp al 338 17 19 105. Dunque, noi sappiamo che lei ha incontrato, magari evitiamo i nomi giusto per non fare campagna elettorale in questo, però ha incontrato alcuni dei candidati anche alla regione Lombardia, la presidenza, eccetera. Ecco, quindi parliamo delle idee. Che cosa secondo lei è buono, che cosa dovrebbe fare soprattutto comunque la regione Lombardia? Ma regione Lombardia dovrebbe, secondo me, fare il punto corretto di quella che è la sua realtà a livello industriale e imprenditoriale e muoversi di conseguenza, magari facendo riferimento a quello che avviene in realtà fuori dall'Italia, ma molto vicino a noi, dove invece diciamo le autorità locali e le amministrazioni locali attuano politiche a favore delle industrie molto, molto, molto importanti. Io ai candidati che ho incontrato ho chiesto di valutare un paio di iniziative che non comportano di per sé investimenti o spese eclatanti, ma che sono attuabili e gestibili a livello di amministrazioni locali. Come ho sempre detto anche da questa radio, la richiesta degli nostri imprenditori non è di avere finanziamenti, di avere diciamo, agevolazioni economiche, ma è soprattutto che la politica faccia quello che può permetterci di fare al meglio il nostro lavoro. Quindi io ho individuato due punti, due cose. Il primo punto è che, come ho avuto anche modo di dire nelle volte precedenti, in questo momento, grazie a Dio, le imprese del territorio che rappresento hanno ripreso un livello di fatturazione interessante, sono quindi in una fase, diciamo, in buona parte di positiva. Quello che si fa fatica a trovare in questo momento nel territorio sono i tecnici, le persone da inserire in azienda a svolgere mansioni tecniche all'interno appunto dei reparti di produzione o della manifattura. E quindi adesso ne ho parlato anche con i candidati che mi hanno confermato che questa richiesta poi in realtà parte da tutti i territori della Lombardia, perché evidentemente si è probabilmente creata una scollatura tra quella che è sempre stato il nostro modo storico di inserire personale all'interno delle fabbriche e la realtà giovanile attuale. Per cui il famoso percorso di learning by doing, cioè praticamente di affiancare un ragazzo che veniva inserito a una persona più esperta in modo tale che si formasse, è un po' saltato come meccanismo. Il problema è che noi, avendo bisogno di tecnici all'interno delle aziende, ma al contempo non avendo nessuna scuola, nessun percorso di formazione che permetta ai ragazzi di imparare almeno la base di quello che potrebbero andare a fare, fa sì che ci troviamo in forte difficoltà. E considerate che se viene meno il saper fare del tecnico, se viene meno il saper fare della signora che sa come trattare, come manipolare i prodotti, abbiamo ben modo di parlare di eccellenza e di manifattura italiana, perché se poi salta il concetto di saper fare, evidentemente anche lì noi rischiamo di avere dei grossi deficit. Mi fa venire in mente una puntata di Quark, o come si chiamava, magari si chiamava in un altro modo, che vidi da ragazzino,
proprio da ragazzino, quindi è passato un po' di tempo, nel quale diceva, faceva vedere che arrivavano già all'epoca dal cosiddetto terzo mondo degli operai, però diceva l'operaio italiano non deve temere perché è un operaio specializzato, invece gli altri sono generici, cioè quello che viene a mancare è lo specialista. Ma guardi il prodotto in realtà si compone di tante fasi che vanno ovviamente dalla fase proprio specifica della produzione, ma da lì a quando arriva poi nel punto vendita o comunque viene venduto in qualche marketplace su internet, ci sono poi altri passaggi che arricchiscono il prodotto, e la qualità di questi passaggi può determinare la presentazione ottimale del prodotto o comunque la presentazione di un prodotto meno interessante. E anche nei passaggi più strettamente manuali sta venendo meno la forza lavoro e i dipendenti che abbiano quella capacità di migliorare il dettaglio che fa poi la differenza a livello di prodotto finale. Quindi quello che io ho chiesto è, facendo riferimento per dirle ai Länder tedeschi, quindi alla Baviera, tanto per essere, esistono delle scuole o dei corsi di formazione che sono dedicati ai territori, ovvero che sono improntati alla tipologia, diciamo, produttiva specifica storica di un territorio. Post diploma sono dei corsi biennali in cui si fa un'alternanza tra il corso di formazione e la fabbrica, in modo tale che il periodo che va, diciamo, dal diploma all'ingresso nel mondo del lavoro viene veicolato con una formazione specifica che mirata a quello che è la forza produttiva e la caratteristica produttiva di un territorio. Quindi diciamo, questa è una cosa che a livello di Regione Lombardia è ampiamente fattibile, che non le sto dicendo di aprire nuove scuole, ma di pensare alla realizzazione di corsi di questo tipo che permettono ai ragazzi neodiplomati di fare una formazione specifica, di vivere il 50% del loro tempo in azienda, così che poi nel momento in cui si presenteranno nel mondo del lavoro hanno già un'introduzione tecnica e di conoscenza di quello che andranno a fare, hanno già una cultura e una preparazione di azienda e di come ci si deve comportare e vivere all'interno dell'azienda, e questo rappresenterebbe una soluzione ottimale anche per le nostre aziende che, come le dicevo, stanno cercando tecnici. Io non voglio entrare qui nel discorso italiani o non italiani, perché chiaramente non è questo il punto, il problema è che se noi perdiamo anche la capacità e la creatività, la conoscenza profonda dei tecnici che ci permettono e ci hanno permesso di arrivare negli anni ai risultati enormi a cui siamo arrivati come territorio, rischiamo veramente di perdere un vantaggio competitivo, perché poi è difficile continuare a parlare di prodotto bello e ben fatto quando poi in realtà chi lo fa non è più capace di farlo, è quel senso lì. La differenza che possiamo vedere, se andiamo in alcuni empori per esempio eccetera, che vediamo cose che costano niente, che si spaccano subito, che non funzionano già in partenza, ecco la differenza tra una cosa che funziona, che ti dura nel tempo, e una cosa che ti si spacca e che non funziona. Tanto per intero, cioè tutti sanno fare in qualche modo, fare sì, bene, esatto, un'altra cosa. Appunto, nel senso che il Made in Italy che vuole mantenere quel livello di qualità superiore del prodotto deve essere per forza supportato da un processo produttivo con persone che sanno fare e sanno fare meglio degli altri. Però a questo proposito, Presidente, io le vorrei chiedere una cosa anche, perché noi stiamo parlando della produzione a calza, che forse non ha ricevuto, togliamo anche il forse, non ha ricevuto l'attenzione che meritava anche dalla politica, eccetera. Lei ha detto appunto non si chiedono soldi, si chiedono le condizioni per poter lavorare. L'Italia da sempre, lei per esempio prima mi diceva dagli anni 60, ma anche prima, anche durante gli anni 30 eccetera, ha sempre sognato di diventare un paese di grandi industrie, grandi opere. Facciamo appunto, abbiamo, una volta avevamo un sacco di marchi di automobili, adesso ne abbiamo due in realtà, non è una come credono molti, ce n'è una Isernia anche. Per esempio, non dimentichiamoci, siamo un paese senza materie prime, non abbiamo ferro, non abbiamo
tante materie prime, è il caso, ecco, però la politica sempre pensa sempre alle grandi imprese, quando invece si continua a dire che noi siamo un paese di piccole e medie imprese. Sì, è stato un percorso, come le dicevo, degli anni 50, 60, 70, in cui si è cercato, a mio avviso, in modo poco lungimirante di spingere e sponsorizzare anche economicamente la nascita della grande impresa in Italia, non tenendo conto, a mio avviso, anche della natura dell'italiano e del suo modo di rapportarsi all'interno delle grandi aziende. Le faccio un esempio: la Germania è storicamente un paese di grande impresa. Il dipendente o l'operaio delle grandi imprese tedesche si sente parte di questo progetto, si sente parte di questa realtà, e è orgoglioso al punto di spesso manifestare, per dirle banalmente, nell'abbigliamento o nella macchina, nell'automobile, la sua appartenenza a quel tipo di fabbrica o a quel tipo di realtà produttiva. Io voglio dire, non voglio arrivare agli anni 70 in cui gli operai della Fiat mettevano volutamente i bulloni all'interno dei motori perché si rompessero i motori per boicottare, ma noi non siamo culturalmente capaci, parlo chiaramente in generale, di far parte di queste grandi realtà produttive dando il meglio di noi stessi. L'italiano dà il meglio di se stesso quando è in una realtà produttiva di piccole e medie dimensioni, in cui si sente parte di quella realtà, si sente parte di quella sorta di famiglia che sono le piccole medie imprese, e in cui interagisce spesso direttamente con la proprietà, in cui ha modo anche di avere un peso specifico all'interno delle dinamiche e delle decisioni. Io penso che il sogno dell'italiano normalmente è quello, alla fine, di aprire la sua impresa, la sua attività, cosa che ad esempio non passa per la testa a un tedesco che lavora all'interno delle grandi aziende, no? Quindi il fatto che la politica italiana e anche la politica industriale si sia occupata così a lungo e così in modo pesante delle dinamiche, delle problematiche delle grandi imprese, ha fatto sì che, a mio avviso, che il 90%, che è la piccola e media impresa, sia stata lasciata un po' andare a se stessa, sia stata un po' poco considerata proprio nelle scelte di politica industriale del paese. È vero una cosa, che la piccola e media impresa probabilmente deve essere gestita dagli enti locali, deve interagire e trovare il modo di essere messa nelle condizioni di poter lavorare al meglio attraverso le attività degli enti locali, perché evidentemente è talmente variegato il nostro territorio, talmente variegate le realtà locali, specifiche, culturali, che è impossibile pensare a una politica nazionale della piccola e media impresa. Però, posso aggiungere, sì, una cosa per non far sconti a nessuno, anche i sindacati, perché quando per esempio sento Landini, che è una persona anche simpatica, però alla fin fine lui ti parla sempre dell'industria dell'automobile e propone le soluzioni a determinati problemi sociali che riguardano però i dipendenti delle grandi industrie. Diciamo, tipo cassa integrazione, per fare un esempio, un dipendente di un'azienda familiare non gli importa niente. Landini viene dalla FIOM, no? Cioè dalla Federazione Metalmeccanica. Per cui anche i sindacati si occupano solo della grande. Guardi, il discorso della prevalenza che le problematiche legate a queste grandi imprese ha avuto su quello che poi uno va a vedere è la vera realtà produttiva del territorio, i veri numeri, è dovuto anche al fatto che probabilmente da un punto di vista politico all'interno di queste grandi imprese i sindacati o comunque anche la politica trovava il modo di essere più palesata, di essere più presente magari all'interno di quei canali di comunicazione che potevano avere un tornaconto di un certo tipo. L'Italia non è un paese metalmeccanico, cioè nel senso, se noi vediamo il peso che è stato dato negli anni, esatto, alla FIOM o comunque ai problemi delle industrie metalmeccaniche o delle industrie chimiche,
L'Italia, come diceva, ci dicevamo prima, non è un paese che ha le materie prime, è un paese trasformatore. Essendo un paese trasformatore, noi non abbiamo la Ruhr o la Saar tedesca o altre realtà per cui è quasi automatico che ci si occupi di certi settori. Noi siamo un paese trasformatore, un paese che è stato capace di inventare, di creare all'interno della filiera produttiva delle soluzioni geniali che hanno permesso ai nostri prodotti di differenziarsi dagli altri. Secondo me, diciamo, il fatto che ci si sia occupati molto negli anni solo di un certo tipo di industria rispondeva a interessi particolari o interessi di associativi, perché, torno a ripetere, l'Italia è un paese che ha 3 milioni di statali, di dipendenti statali, quindi ci sono delle corporazioni, anche se, voglio dire, è antistorico in questo momento dire così, ma ci sono delle corporazioni che probabilmente hanno più peso delle altre. Probabilmente la PMI, come dicevo, essendo a livello locale, non è riuscita ad avere una rappresentanza nazionale, una rappresentanza sindacale che la potesse uniformare e quindi portare all'attenzione, ma le ripeto ancora una volta, io penso che il problema della piccola e media impresa sia un problema che deve essere gestito a livello di enti locali. Non ci può essere una politica nazionale per la piccola e media impresa, perché è talmente, come dicevo prima, è talmente diversa, è talmente variegata, talmente culturalmente legata a fattori locali, che è impossibile pensare a una politica unica. Quindi lei, riassumendo, quindi il Presidente chiede fondamentalmente alla politica di creare questi rapporti di scuola, di preparazione, di corsi per mantenere il livello tecnico, il know-how, no? Appunto, le conoscenze proprio per avere i tecnici, e poi fondamentalmente anche, però qua bisognerebbe chiedere alla politica nazionale di far gestire le aziende piccole e medie agli enti locali, perché chiaramente gestire a livello politico, nel senso non gestire a livello a livello politico. Le regioni li hanno guardi che le regioni in realtà hanno molte più facoltà di quelle che mettono in essere. Il problema è anche lì decidere loro cosa privilegiare rispetto. Io sono lombardo, penso e ho detto a entrambi i candidati che ho incontrato che la regione Lombardia è milanocentrica e poco altro, nel senso che guarda più a nord della Lombardia che a sud, per cui il problema di Varese è più importante di quello di Cremona o di Mantova. E quindi ma comunque gli enti locali e le regioni hanno facoltà di agire e di avere le faccio un altro, se ho un minuto le faccio un altro. Facciamo una cosa, okay. Ci fermiamo un attimo, se ha 5 minuti a dedicarsi, ci fermiamo un attimo, poi tra l'altro le leggo anche qua almeno qualcuno delle decine di messaggi che ha ricevuto. Con il presidente di Adice, Alessandro Gallese, ci troviamo tra un paio di minuti, arriviamo. Ora esatta. Sono le 10:59. Correndo questa puntata di Filo Diretto con gli ascoltatori in compagnia di Alessandro Gallesi, c'è un messaggio che scrive: le do ragione, sono stato a Milano e ho visto molte donne con calzoncini di lana e anfibi e calze coprenti, quindi il must è l'anfibio, più o meno, diciamo, con degli strass o comunque con delle decorazioni, e la calza velata con i pantaloncini. Sì. Allora, quindi appunto con Amazon, e-commerce, eccetera, chiuderemo tutto, tutti, dice un messaggio. Tra l'altro è stato pubblicato proprio l'altro ieri i dati di Amazon è in passivo, tra l'altro. Si è parlato del braccialetto elettronico, eccetera, però comunque... Guarda, io cambio operatore. Sono stato la settimana scorsa in un convegno, ho conosciuto il direttore generale e l'amministratrice europea di Alibaba, perché noi pensiamo a Amazon, perché in realtà Alibaba ha la stessa forza di Amazon, con la differenza che è in un'espansione continua e a brevissimo sarà molto più importante di... sì, è vero, questi enormi marketplace evidentemente soprattutto negli Stati Uniti in questo momento stanno determinando la chiusura di tantissimi punti vendita, soprattutto mall, centri commerciali con concetti costruiti con concetti superati. È anche vero che però
non tutti i punti vendita stanno chiudendo, molti centri commerciali o comunque molti luoghi di distribuzione stanno cambiando proprio la loro pelle, il senso di quello che uno va a fare all'interno dei punti vendita, e quindi non è che ricerche fatte anche a livello sociologico dimostrano che soprattutto per assurdo le generazioni più giovani ci vogliono andare nei negozi proprio perché sono nati solo su internet e quindi hanno, gli manca qualcosa, no? E quindi in realtà è vero che io penso ci sarà una rivoluzione profonda in pochi anni nel sistema di distribuzione, anche fisica, soprattutto fisica. Non prevedo la scomparsa di tutti i punti vendita, cioè nel senso sarebbe come dire che siccome su Amazon negli Stati Uniti puoi far ordinare la cena a casa, non si andrà più al ristorante. Probabilmente il ristorante dovrà cambiare il senso della presenza del cliente al suo interno, perché il cliente probabilmente non vorrà più andare in un negozio solo esclusivamente per acquistare, non vorrà più andare in un negozio se ci saranno da fare code alle casse, se ci saranno problemi a trovare parcheggi, vorrà andarci a vivere un'esperienza, un momento positivo della sua giornata, vorrà andare a controllare se i prodotti che ha visto sul marketplace siano effettivamente quello che sta cercando. Quindi evidentemente ci sarà una rivoluzione, e io credo che soprattutto stiano pagando quei luoghi distributivi che sono stati concepiti, io parlo degli Stati Uniti, no? Di 40 anni fa, e che hanno dei concetti proprio della presenza del cliente all'interno di questi punti vendita che non è più soddisfacente per il cliente e per la persona che vi entra. Allora, Lara scrive: alla fine lei si lamenta come tutti gli altri, pieni di soldi, delle grandi fabbriche, che fate? Giocate a fare i padroni. No, non sono d'accordo con Lara, non è questo il concetto. No, guardi, io, vi siete tutti testimoni, da parte nostra non è mai stata chiesta una lira alla politica. Era una permessa. Io spero, voglio, mi piacerebbe che la politica ci consentisse di poter lavorare per quello che sappiamo fare, ci mettesse nelle condizioni di non, tanto per dirle, di non dover passare giornate intere per poter smaltire la burocrazia legata a tutta una serie di fattori, che ci consentisse magari di operare in infrastrutture sia strade che informatiche, che ci mettano al pari dei paesi europei, non sto parlando dei paesi, quindi io le citavo prima il fatto che ci sono dei giorni che nel mio ufficio io non raggiungo un mega di potenza di internet, e quindi per scaricare un file ci impiego 10 minuti, certo. Penso al tedesco che invece va a 100 mega e che col file l'ha scaricato dopo due secondi. La nostra ADSL in realtà è una carretta rispetto a quelle che hanno nel resto d'Europa. Il digitale è il futuro, la Shura Maria che fa le calze, oggi si chiama in un altro modo, viene dalla Cina, domani sarà un robot. Ma in questo, però, questo messaggio che le mandano, Presidente, conferma quello che dice lei, appunto la preparazione fondamentalmente. Eh sì, io penso che... Perché si dice che la tecnologia toglie posti di lavoro, se non ti adegui, perché guardi, la tecnologia va controllata. Guardi, in realtà quando furono fatte le catene di montaggio si diceva che avrebbero espulso la maggior parte dei lavoratori. Quando si introdussero le prime robotiche all'interno delle catene di montaggio, solo più tardi si scoprì che il robot da solo non fa nulla, ma che servivano i controllori dei robot. Esatto. Probabilmente sì, cambieranno probabilmente le caratteristiche di chi deve lavorare. Gallesi, ancora laboratori Lager, so che ne sono stati trovati anche nel Bresciano adesso. Allora, questo qua è un tema abbastanza spinoso, nel senso che, come ho detto più volte, deve essere affrontato in modo pragmatico, perché chiaramente se esiste questa grossa presenza di laboratori Lager, come li chiama l'ascoltatore, c'è qualcuno che li ha fatti venire, che gli ha permesso di radicarsi, evidentemente hanno lavoro, perché se no non esisterebbero, quindi è un discorso che va, magari lo affronteremo, faremo una trasmissione proprio su questo. Siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Alessandro Gallesi, presidente di A10, distretto Calza e Intimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie Presidente.